In tanti mi chiedono che cos'è l'analgesia sedativa. L'analgesia sedativa è una tecnica di sedazione cosciente inalatoria che sfrutta le proprietà del protossido d'azoto. Questa sostanza, totalmente sicura, conosciuta sin dall'Ottocento e inventata proprio da un dentista, permette al paziente di ottenere due principali effetti: l'analgesia, cioè la desensibilizzazione delle mucose, e la sedazione, quindi un effetto di rilassatezza e di calma alle proprie paure. Il protossido viene miscelato con l'ossigeno in una percentuale variabile che noi andiamo a modulare e a scegliere in quanto soggettiva, che cambia da paziente a paziente nel primo appuntamento. Nel primo appuntamento verrà selezionato il cosiddetto baseline, cioè il valore soggettivo di sensibilità al protossido della persona. Nelle sedute successive, la concentrazione di protossido selezionata nel primo appuntamento verrà riportata nel macchinario, che fornirà subito le condizioni per un completo rilassamento. A pochi minuti dall'inserimento della mascherina e dall'accensione del macchinario insorge una bellissima sensazione di relax, che può essere mantenuta durante tutto il trattamento ed utilizzata per ogni tipo di seduta, da un'ablazione del tartaro a una terapia parodontale, una devitalizzazione, come anche un intervento di implantologia. Alla fine del trattamento, il paziente inalerà ossigeno puro per 2 minuti. In questo modo verrà eliminato ogni residuo di protossido dai polmoni e il paziente potrà, anche entro 10 minuti, persino mettersi alla guida della propria macchina. Se precedentemente, alla fine della seduta odontoiatrica, ti trovavi spossato, ancora teso, preoccupato, in questo modo, grazie al protossido d'azoto, potrai mantenere un ottimo ricordo del tuo appuntamento.